Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere. Ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguo della loro stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca Kipper Bale! Gonfia la rete! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Errore qui, pallone sprecato. La mette in avanti. E la difesa dice di no. Scodella in avanti. Odegaard. Lautaro Martinez. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Salah! Salva Andanovic. Odegaard. C'è l'opportunità per il contropiede. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Vuole sfruttare lo scatto. Bale ha spazio per affondare. Ci mette la... Grande questa parata! Salvati dalla traversa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Occasione per il contropiede. Scholes. Non vogliono rischiare nulla e hanno deciso di assumere un atteggiamento più difensivo, arretrando il baricentro. Lautaro Martinez! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Sebbene eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Koundé. Pallone interessante, in verticale. Occhio al tiro! Palla in fondo alla rete!
e il Napoli segna il gol del pareggio. Smarcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. Si ricomincia. Alaba commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Allarga il gioco a destra, palla dentro. Vede la porta da qui, occhio che tira. Cerca l'uomo là davanti. Opportunità di ripartire. Bella apertura. Supera il diretto avversario. Pronto al tiro. Salva Handanovic. Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Calcio d'angolo battuto corto. Chance per tirare. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Se ne va. Colpisce il pallone. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Koundé vede lo scatto e cerca la profondità e passa. Prova a giocarla in profondità. Supera il diretto avversario. Qui cercherà il tiro. Pallone regolato agli avversari. Sulla destra. Bale alla peggio nello scontro di forza. Cercano l'azione veloce. Pogba prova a darla profonda nello spazio. Hanno già riconquistato palla. Sceglie di andare per vie verticali. Lautaro Martinez. Bruno Fernandes, oggi autore di un assist. Qui può partire il contropiede. Prova Salah. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ci prova con un pallone profondo. Intervento decisivo. Può andare. Può concludere. È un grande riflesso qui. E sarà rimessa con le mani. Scholes fa avanzare la manovra. Koundé. Salah. Diogo Dalot. Lungo passaggio in avanti. Un recupero provvidenziale. È entrata. L'ha infilata nella sua rete. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno un po' più interessanti. Un evento impossibile da calcolare che però potrebbe risultare determinante. Rashford prova a darla profonda nello spazio. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Koundé provano a partire in velocità. Costruiscono la manovra con sicurezza. Passaggio smarcante, ora deve segnare. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Il primo tempo è stata un'altalena di emozioni,
interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Substitution for Inter. Coming on the field. Si ricomincia a giocare. Dimitri Payet. Substitutions taking place. Pogba gioca una palla lunga. Payet stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Il pallone per Neymar. Ecco un'occasione di contropiede. Neymar guadagna metri. Neymar! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Alaba interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Payet se ne va, palla intercettata. Bruno Fernandes. Pogba, c'è spazio da sfruttare in verticale, opportunità di ripartire. Ecco il cross, gran colpo di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Coming on to replace him is substitution. Pallone nello spazio. Supera il diretto avversario. Palla dentro di Mbappé. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Palla in avanti verso il compagno. E passa! Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La mette sulla sinistra. Occasione per il contropiede. The attendance for this match was 81,007. Sceglie di andare per vie verticali. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Felipe Anderson. Pallone interessante, in verticale. E il portiere salva i suoi. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. Anderson. Traversone verso il centro. Ruba palla in modo magistrale. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Sono d'accordo con te. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla fu, prova la conclusione. Ha un'altra chance. Ha segnato. Ora doppio vantaggio per loro. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E il loro secondo corner del match. Soltanto uno battuto dagli avversari. Va di testa! Ha fallito una clamorosa occasione.
salire sulla fascia sinistra. Neymar ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Lautaro Martinez, in questa azione è mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare però non l'hanno trovato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla a Scholes. Tocco per... ci prova! E questa era veramente una grande occasione. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Prova a passare con un pallone profondo. Può tentare la conclusione. E c'è ancora un gol! Ed è la marcatura numero 10 per lui. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in... Pogba! Supera il diretto avversario. Errore qui, pallone sprecato. Payet prova a darla profonda nello spazio. Rush, parata di Donnarumma. Pallone interessante, in verticale. Ødegaard. Il pallone per Neymar. Riceve un pallone interessante. Mendy. Rashford. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Sceglie di andare per vie verticali. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Diogo Dalot. Non riesce a vincere il duello fisico. Il pallone per Neymar. Holland. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Rashford. Bruno Fernandes. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette... Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center?
Ben ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Che cornice di pubblico splendida, è certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Partita già in corso di svolgimento. Apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Prova a prolungare. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Bellingham. Bruno Fernandes. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Si fa largo con grande determinazione. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Può andare, qui cercherà il tiro, un gol capolavoro. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo, eccellente prestazione individuale. E la partita inizia alla grande, subito gol. Qui può partire il contropiede. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Niente di fatto, azione interrotta. Sceglie di andare per vie verticali. Che sì. Bellingham. Pallone interessante, in verticale. Mbappé ci prova con un pallone profondo. Modric, Alaba, e trova bene il compagno. Fallo, calcio di punizione. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Se la sono cavata per un soffio. Alaba. Holland. Bruno Fernandes, c'è l'opportunità per il contropiede. Mbappé riceve la palla. C'è spazio, occhio, e col tiro. Ottima la parata del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Prova il filtrante. E passa. Attenzione, può avanzare e tirare. Ecco il cross. E va. Ottimo salvataggio! Che sì! A questo punto della partita hanno deciso di pensare più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Bellingham. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Allarga il gioco a destra, il pallone per Neymar. Scholes, Bruno Fernandes, Mbappé, Modric, vede lo scatto e cerca la profondità. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro.
Mbappé. Prova a darla profonda nello spazio. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ci prova con un pallone profondo. Passaggio smarcante, ora deve segnare. È riuscito a tentare. Parata di Donnarumma. E para ancora. Substitution for Napoli. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole colpo di testa. Non si passa, ottima parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Pallone interessante, in verticale. Riceve il passaggio. Supera il diretto avversario. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Hollanda. Modric. Ha spazio sulla fascia, se ne va. Alla peggio nello scontro di forza. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Occasione per il contropiede. Ennesima palla recuperata. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Iniziano i secondi 45 minuti. Il Napoli ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Stanno alzando la linea del pressing, mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Stanno provando ad essere più aggressivi, Fabio, non vogliono concedere un palleggio comodo ai rivali. Sì, sono d'accordo, non vogliono consentire la costruzione dal basso. Stanno accorciando e chiudendo tutte le linee di passaggio. Vediamo quante energie fisiche e mentali saranno costretti a spendere, però. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si avvicina alla porta. Tenta. Parata strepitosa di Mendy. Ed è autogol. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Bellingham, che sì. Errore qui, pallone sprecato. Fabinho, opportunità di ripartire. Lungo passaggio in avanti. Si ferma qui la manovra. Holland. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Non si passa. Bruttissimo fallo in area. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri.